Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Allora, mi trovo davanti a un cimitero abbandonato e vi spiego com'è nata questa cosa. Girando sul computer a casa su internet abbiamo trovato questo cimitero abbandonato. Ovviamente vogliamo venire a farci un'indagine, ma vogliamo aspettare il buio. Però ho detto, perché non approfittarne? Io sono molto curioso, voglio prima vederlo di giorno, anche un po' per essere più tranquillo questa sera, e voglio provare a fare un'esplorazione per vedere cosa c'è all'interno. E non lo so, sono un po' elettrizzato perché mi ricorda un po' il... Oh, Madonna, mi sono cagato perché ha suonato il clacson proprio a 1 metro. Mi ricorda un po' il cimitero dei non morti in Transilvania che ho visitato insieme a Paolo e Debbie. Ora, quindi, visto che qua è tutto aperto, direi di entrare. Oh. Sì, questo è abbandonato di brutto, guarda che roba. Ah, qua è l'altra lapide. Bene, però sono solo all'inizio. Non vedo tombe. Cioè, su internet vi giuro era... Aia. Spacco una gamba. Su internet vi giuro era pieno zeppo di video, di foto. Quindi o che ho sbagliato completamente il punto, non mi sembra. Cioè, il navigatore mi dava qua. In teoria qua però è cimitero lo stesso. Cioè, da cosa ho capito, tutta questa zona è comunque cimitero. Quindi qua, dove sto camminando, ci sono delle persone sepolte. Mi sa che le uniche tombe sono queste, quelle che ormai sono rimaste. Allora, di giorno ha un aspetto, mamma mia, proprio il simbolo della morte così. Di giorno ha un aspetto, poi magari di notte è tutt'altro. Io voglio provare una cosa. Ho acceso il REM. C'è qualcuno qui? Stasera ci sarà qualcuno? Perché noi torneremo questa sera. Perché io voglio fare giusto un giro di perlustrazione per vedere. Ero troppo curioso. Troppo curioso. Ma la vera propria indagine la faremo questa sera appena ci sarà buio. C'è qualcuno qui? Te lo richiedo. Lui. Chi è lui? Chi è lui? Mi rispondi? Io provo a spostarmi un po' perché tanto... Questo è la cosa che ho capito, era il vecchio cimitero. Quindi qua sotto, come dicevo prima, c'è comunque gente sepolta. Non vorrei dire una cazzata, però raga, hanno pestato le foglie lì. Sei tu? Povero. Cosa vuol dire povero? Eri una persona povera?
Rispondetemi se c'è qualcuno qui. Noi verremo anche questa notte, ma sono curioso di capire qualcosa, non lo so, qualsiasi cosa, datemi qualsiasi indizio. Allora, proviamo a vedere se questa chiesa è aperta o è chiusa. Chiusa. Nada. Continuo con il RAM per vedere se magari mi dà qualche frase in più oppure no. Cosa vuol dire che ti hanno ucciso? Non è che sto rispondendo tanto, raga, forse perché la prima parola che mi ha detto comunque è stasera. Quindi sono curioso a sto punto stasera cosa succederà. Poi mi ha detto lui. Cioè, più che altro non capisco perché qua hanno lasciato queste lapidi, anche comunque visivamente distrutte. Lì, lì. E più avanti invece hanno tolto tutto e hanno lasciato questa passeggiata. Perché? Tra l'altro sono talmente tanto vecchie che non c'è neanche più scritto il nome. C'è solo più una specie di simbolo. Anche nelle altre. Nada. Lì. Lì. Qua ce n'è altra. Oh raga, io veramente non riesco a capire. Ah, però qualcuno che porta le candele c'è. Qualcuno che porta le candele c'è ancora. Rendere. Ma chi? Voglio andare a vedere anche di là dalla chiesa, che non ho ancora visto se c'è qualcosa oppure no. Continuare. Lì si sulla strada, ok. Ringraziare. Mi stai ringraziando? Perché sono venuto qua. Ah, no, mi stai ringraziando perché ti ho messo la candela sopra la tua tomba? Questo volevi dire? Facciamo così, raga, io adesso vado, racconto tutto a Paolo e Debbie. Questa sera, appena scende il buio, veniamo qua e proviamo ad indagare.